Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video breve ma interessante, spero. Allora, questo video si dividerà in due parti. La prima parte sarà sulla disinfezione delle forbici quando si è nel campo, quando si è nel frutteto, per non passare i patogeni e le malattie e i virus da una pianta all'altra. E la seconda parte del video sarà dedicata alla pulizia, ecco perché le trovate sporche, alla pulizia e alla conservazione in modo ottimale delle forbici da potatura. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, eccoci qua, queste sono le mie amate falcate, le prime che ho provato, le 2012 Evo. Le ho utilizzate un po', vedete, si sono sporcate e nella seconda parte del video vi farò vedere come farle tornare nuove. Ora però vi voglio parlare un attimino del problema che c'è, che si pone nel momento in cui andiamo a potare un albero, per esempio un pesco che ha la bolla, sappiamo che ha la bolla, tagliamo, lo potiamo e poi andiamo subito dopo all'albero successivo, che magari è un pesco o potrebbe anche essere un altro tipo di pianta da frutto. Facciamo un altro taglio, il virus, i batteri, i patogeni che abbiamo raccolto dal primo albero li portiamo inevitabilmente sul secondo albero, non si scappa su questo. Allora è buona norma disinfettare le forbici da albero ad albero. Io lo so che non lo fa nessuno, spesso non lo faccio nemmeno io e me ne dispiace di questo perché poi quando troviamo l'albero, io parlo sempre del pesco, l'anno dopo che ha la bolla e ci ricordiamo, diciamo, ma questo non ce l'aveva l'anno scorso, e forse dipeso anche da noi. Allora, semplicemente ho qui una serie di prodotti che possono aiutarci a risolvere questo problema. Ci sono un sacco di prodotti che si possono utilizzare. Io mi concentrerò su questo video soltanto su tre prodotti alla portata di tutti, che tutti abbiamo in casa e che a loro modo fanno tutti un ottimo lavoro. Allora, affinché possiamo utilizzarli in mezzo al campo, ci serve un contenitorino, uno spruzzino, eccolo qua, un nebulizzatore. Questo l'ho recuperato, era di un profumo, ma se avete anche le provette dei profumi che vi regalano in profumeria, vanno benissimo. Gli si dà una pulita ed è pronto all'uso. Questo si tiene in tasca e tra un taglio e l'altro gli si dà una spruzzata alle forbici. Ora però due parole soltanto su questi prodotti qua. Allora, candeggina classica, a me l'odore non piace, mi dà fastidio soltanto a vederla e a sentirla, quindi non la utilizzerò. Con questa comunque, utilizzandola pura, si riempie la boccettina e nel momento in cui serve si dà una spruzzata. Tenete conto che questa agisce in qualche minuto, insomma non è immediato. Pro e contro, come tutte le cose, la candeggina ovviamente costa poco, questa l'ho pagata circa 1,50 euro, si trova in tutti i supermercati, è alla portata di tutti. Il contro è, a parte l'odore, è che potrebbe macchiarvi i vestiti, agisce in 3-4 minuti. Abbiamo poi l'acqua ossigenata, questa è la base, è quella diluita al 3%. Questa l'ho acquistata in farmacia, ma l'ho trovata in tutti i supermercati. Funziona bene, anche questa agisce in 3-4 minuti. Non ha controindicazioni. Ecco, se ad esempio per questa bisogna mettersi i guanti per la candeggina e fare attenzione agli occhi, non schizzarselo in faccia, con questo al 3% problemi non ce ne sono. Ci sono anche le versioni un pochino più concentrate, allora a quel punto bisogna un po' fare attenzione alle mani e agli occhi, ma questa veramente si usa anche sulle ferite dei bambini, quindi non brucia e va benissimo ed ha un'ottima efficacia contro i patogeni, quelli di cui stiamo parlando adesso. In alternativa, se non avete l'acqua ossigenata, ma questo costa un po' di più, c'è il disinfettante, questo della Lysoform, ma ci sono un sacco di marche. Questo costa leggermente di più, ha un'azione simile, ma personalmente tra i due preferisco questa perché costa meno ed è più alla portata. Sicuramente l'alcol denaturato è quello che lavora meglio. Ora, se riuscite a trovare quello a 90 gradi, bene, questo mi ritrovavo in casa il 50 gradi, non è il massimo, però fa il suo lavoro. Se dovete sceglierlo, però prendete il 90 gradi. Questo non ha grosse controindicazioni. L'unico problema è che, come vedete, è molto infiammabile, quindi dovete fare attenzione un attimino se lo utilizzate fuori. Come si usa? Semplicemente si riempie la boccetta, si dà qualche spruzzata. Si fa asciugare o si asciuga con un fazzoletto, con quello che ci si ritrova, si tampona e siamo sicuri di aver fatto un buon lavoro. E tenete conto che questo evapora abbastanza facilmente, abbastanza velocemente, quindi siamo pronti così a lavorare nuovamente.
Quindi se potate gli alberi, sappiate che soprattutto per gli alberi da frutto, ma anche per l'ulivo, per non portarci la rogna da una parte all'altra, bisogna disinfettare tra un albero e l'altro. Questo è molto importante. Un po' di alcol, un po' di acqua ossigenata l'abbiamo tutti in casa e avete risolto il problema. Ora che abbiamo visto la pulizia con le sostanze chimiche, può capitare che non si abbia dietro il recipientino con l'alcol, l'acqua ossigenata o quant'altro. A me è capitato molto spesso. Quindi che si fa? In emergenza non è bella come cosa, perché alla lunga tende a rovinare un po' le lame, però in emergenza siamo in mezzo al campo, la casa è lontana come sempre, un accendino ce l'abbiamo quasi tutti dietro, ecco, una pulita veloce sulle lame, basta veramente due passate, non bisogna scaldarla, basta, finito. Siamo pronti a lavorare. Come dicevo, questo è un sistema di emergenza e ovviamente eccezionale, perché questo brucia tutto, virus, batteri, non ci rimane più niente. Per contro dobbiamo fare attenzione a non esagerare, perché l'acciaio potrebbe alla lunga, a forza di utilizzarlo, potrebbe un attimino rovinarsi, ma soprattutto bisogna fare attenzione ai manici di plastica. Questo è alluminio ovviamente, ma è rivestito da una guaina di plastica antiscivolo. Non bisogna star lì 10 minuti, come vi ho fatto vedere, basta veramente una passata. Ecco, abbiamo raggiunto lo stesso risultato e non abbiamo fatto danni insomma alle forbici, siamo pronti a lavorare. Inizia ora la seconda parte del video, che è quella che riguarda la pulizia prima di mettere a posto le forbici. Magari sappiamo che non dobbiamo utilizzarle per un po', ma metterle a posto così è un crimine, che guardate che brutte che sono. Quindi semplicemente un po' di acqua tiepida con il sapone dei piatti, le si lascia a bagno, soprattutto la lama, facciamo passare qualche minuto affinché lo sporco si ammorbidisca, dopodiché con la spugnetta la parte ruvida gli diamo una pulita. Se non viene neanche con questo, allora possiamo utilizzare la paglietta. Ecco, vedete, in questo caso è abbastanza coriaceo il mio sporco, perché non l'ho fatto subito questo lavoro e si è seccato. Però queste forbici non meritano una fine ingloriosa così. Allora, questo lavoro ovviamente si può fare anche su quella elettrica a batteria. Si toglie la batteria, si bagna soltanto la lama, senza bagnare il meccanismo ovviamente, no? Questo è naturale. Anche sulle forbici a batteria è importante fare la pulizia periodica tra un albero e l'altro, tra una potatura e l'altra. Ecco, vedete? Va un po' meglio, ma ancora non è come piace a me. Vi aiuto adesso con una paglietta, semplici pagliette queste metalliche. Fate attenzione soltanto, perché la lama è tagliente, quindi tagliarsi qui è un attimo. Ecco, vedete, va già abbastanza bene, sono tornate quasi quasi nuove. Ecco, una volta asciugate c'è un'ultima operazione da fare, soprattutto adesso che le abbiamo bagnate. Allora, se avete un po' di aria compressa va benissimo, le si soffia, si asciugano bene anche negli interstizi, perché se le si ripone in un luogo magari a temperatura ambiente, un capanno, un magazzino, un qualcosa, ecco, l'acqua non si asciuga da sola e bene non gli fa. A questo punto una spruzzatina di WD-40, di Svitol, o c'è l'olio specifico della Stoker, non l'ho ancora provato, fatto apposta. Ecco qua, tampono, loro sono belle unte, guardate, la lama è protetta, le ho così protette dall'umidità, dall'ossidazione, e sono pronte per lavorare, non dico la prossima stagione, ma la prossima occasione sicuramente. Forbici così, ecco, se volete pulire anche i manici, dargli una pulita generale, sono pronte a lavorare. Allora, spero che questo video vi sia stato utile, e la cura delle forbici ne allunga la vita ovviamente. Questo per quanto riguarda la seconda parte del video. Per quanto riguarda la prima parte invece, la cura delle forbici col disinfettante, con l'alcol, l'acqua ossigenata, quello che volete, candeggina, protegge le nostre piante tra un taglio e l'altro. Questo è anche molto importante, se no poi dobbiamo stare sempre a rincorrere eventuali malattie, funghi e quant'altro. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, inoltrate questo video ai vostri amici, se abbiamo tutti la stessa passione ovviamente. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.